Come promesso, torniamo a collegarci con voi e con la nostra seconda ospite di oggi. Lei è Cristina Lucera, founder e CEO della startup Parents Smile. Ecco, la vediamo nel nostro maxi schermo. Cristina, ti pregherei di mettere il telefono in maniera orizzontale così che sul video non compariranno le bande nere. Grazie per la Prego, sì. collaborazione, ben trovata, come stai? Bene, Buongiorno, buongiorno Tony. E tutto bene, tutto bene. Fa molto freddo qui, noi abbiamo la sede a Vicenza, però tutto bene. Grazie. grazie a te, stavamo in effetti scoprendo come dal nord al sud il gelo in questi giorni abbia portato tanto freddo e qualche fiocco di neve, però dai, ci sta, se non ora, quando? Noi Esatto, esatto. siamo in collegamento con te perché hai fondato questa startup, magari poi spiegheremo anche che cosa significa startup, che si chiama Parents Smile e che ha a che fare con il supporto e il benessere a domicilio di tutta la famiglia. Stamattina abbiamo parlato della cura con il professore universitario Ferdinando Menga e con il quale ci soffermavamo sul tema di quanto sia importante la cura, non soltanto ovviamente del fisico, ma anche dello spirito, dell'intelletto, perché poi siamo da adulti, no? Siamo il prodotto della cura che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. Per cui Assolutamente. il tuo progetto è molto interessante e quindi ti prego di raccontarci che cos'è Parents Smile e che cos'è una startup prima ancora. Allora, Tony, ti ringrazio insomma prima di tutto per questa opportunità. Parents Smile, come hai detto tu, è una startup, cioè è un'azienda nata da poco perché è stata fondata alla fine del 2020, con un obiettivo però ben preciso, perché noi abbiamo un obiettivo di impatto sociale, rendere accessibile qual è la sfida sociale, rendere accessibile tutti quelli che sono i servizi, le azioni di supporto alla genitorialità e di promozione del benessere psicofisico a 360 gradi. Parents Smile nasce da una mia esperienza diretta, perché nel 2017 mi sono trasformata da manager globetrotter, mamma a tempo pieno, e quindi ho vissuto tutti quelli che sono i problemi tipici che vivono i genitori nel contesto sociale odierno. Ogni esperienza genitoriale è unica e in ogni fase del percorso i bisogni spaziano da un supporto di tipo pratico, formativo, educativo, assistenziale, ma anche di tipo emotivo e psicologico. Inoltre, i genitori investono tantissimo tempo per trovare il professionista che fa il caso loro in quella specifica fase del loro percorso genitoriale. Questo perché? Perché l'offerta per i servizi, di servizi per le famiglie è altamente frammentata, sia online che offline. E poi c'è un tema legato proprio alla reperibilità del professionista. Una volta che abbiamo intercettato il professionista che pensiamo possa fare al caso nostro, spessissimo il supporto non è tempestivo, dobbiamo raggiungerlo nel suo studio, negli orari standard lavorativi e quindi adeguarci un po' a quelle che sono le sue disponibilità. Poi c'è un altro problema, anche molto grave direi, perché impatta proprio sulla salute del singolo individuo, che sia bambino o adulto, che è quello che in questo settore è sempre molto alto il rischio di imbattersi in figure poco qualificate o prive di titoli riconosciuti. Parents Smile è nata un po' come soluzione a tutti questi problemi, perché riunisce in un'unica piattaforma digitale un mix di servizi di tipo sanitario, formativo, educativo, assistenziale e per il wellness, erogati solo da professionisti con titoli riconosciuti, validati e selezionati da noi accuratamente, che ti raggiungono direttamente a casa o ti supportano da remoto, in streaming, in videoconsulto, anche entro un'ora dalla prenotazione con il videoconsulto e 2 ore con il servizio a domicilio. Quindi, diciamo, dopo aver intercettato un gap di mercato, dall'idea c'è stato un lungo lavoro di costruzione
che ha portato, ha prodotto quello che voi vedete adesso su parentsmile.com. Io ti faccio davvero tanti complimenti, ringrazio la regia poi per aver proposto, mentre tu parlavi anche, ecco, lo stiamo vedendo in questo momento, il sito parentsmile.com di cui ci stai parlando, tra l'altro molto, molto bello, con questi colori pastello, questa immagine della famiglia collegata appunto al servizio che il sito offre e che tu ci hai spiegato così bene. La prova provata che è un'idea non soltanto azzeccata, utile e intelligente, è importante per tutte le famiglie, e che tu hai ricevuto l'anno scorso anche un importante riconoscimento, il premio Gamma Donna 2022. Quindi ecco, quando si dice da una criticità, che è quella che ci hai raccontato prima, tirar fuori un'opportunità, mettere in piedi un progetto come questo, che poi in realtà, ecco, scopri non sia utile soltanto per te, perché è nato da una tua esperienza personale, ma per tante persone, quindi ricevere anche dei riconoscimenti importanti a livello nazionale. Sì, solo per mettere un punto su questo, sono rientrata fra le Fab 50 del premio Gamma Donna, le prime 50 diciamo finaliste del premio. Non ho vinto il premio, il premio l'ha vinto un'imprenditrice di Bergamo, la Persico, che per l'appunto ha un'azienda molto 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 grossa da gestire. Sono rientrata fra le Fab 50, ci tenevo insomma a dare. A fare questo piccolo appunto. Bello da parte tua anche il fatto di, come dire, aver precisato questa certo, notizia, però voglio dire, è comunque un traguardo molto importante, perché ci sono tantissime imprese, le start-up, quelle che, come dicevi tu, sono le aziende ai primi mesi, ai primi anni di vita, sono ancora di più, perché poi non tutte riescono a strutturarsi e svilupparsi, quindi stare tra le prime 50 è comunque un risultato molto molto importante. Che tipo di riscontri ti ha dato questo posizionamento tra le prime 50 imprese del premio Gamma Donna? Sicuramente abbiamo avuto tantissima visibilità, questo chiaramente è utile non solo su quello che è il mercato consumer, perché noi ci rivolgiamo chiaramente all'utente finale, che spazia un po' dalla donna in gravidanza, il genitore con figli in fascia, in età prescolare, scolare, figli adolescenti, anche adulto senza figli. Ad esempio abbiamo dei servizi specifici anche per le donne in menopausa. Quindi una grandissima visibilità su quel piano, molto anche lato B2B, quindi il mondo corporate, il mondo azienda, a cui noi comunque ci rivolgiamo con i nostri servizi, perché molte aziende con leadership caring stanno scegliendo i nostri servizi per integrarli nei loro programmi di welfare. E quindi sicuramente un ritorno a livello di visibilità c'è stato, che poi per una startup è importante, perché nelle prime fasi si punta, gli obiettivi sono quelli di rafforzamento della brand awareness e della brand trust, quindi sicuramente è stata una nota positiva. Poi ci sono tantissime altre cose che comunque stanno andando per il verso giusto. Ad esempio adesso siamo stati selezionati fra le prime 8 startup per il programma di accelerazione promosso da CDP Venture Capital. È un programma di accelerazione che ha proprio l'obiettivo di accelerare solo 8 startup in tutta Italia, perché ne siamo praticamente alla fine, la scelta è ricaduta solo su 8 startup che hanno un impatto sociale, perché per l'appunto la vision, la brand vision di ParentsMile, la brand purpose, non è altro che quella di fornire ai genitori gli strumenti più adeguati per ricostruire poi a casa degli ambienti familiari salutari, sereni e positivi. Chiaramente questo ha un impatto non solo nell'immediato, quindi sul benessere dell'individuo nell'immediato, ma anche un ritorno nel medio-lungo termine, proprio come miglioramento delle chance di vita di genitori e figli, cioè gli adulti di oggi e quelli di domani. Anche perché, ecco, vale la pena riflettere sul concetto che l'Italia, nonostante sia una nazione dove il welfare statale sia
molto alto come standard, rimane una nazione dove il welfare aziendale è ancora un po' tutto da scoprire, da implementare, da strutturare, per cui il tuo progetto in questo senso mi auguro dia una spinta importante, perché poi il welfare aziendale può completare il welfare più in generale con strumenti come quelli di cui ci hai parlato tu, che possono garantire il benessere psicofisico delle famiglie, e quando in una famiglia si sta bene, si vive bene, si cresce bene, quindi senza dubbio, ecco, si può vivere in una nazione più all'avanguardia, dove si possa garantire la crescita e lo sviluppo della personalità dei nostri figli. Per cui, Cristina, ti ringrazio davvero tanto per essere stata qui con noi Grazie a stamattina voi, a grazie a te. parlarci di questo bellissimo progetto a cui auguriamo lunga vita, per cui questo non è un addio, ma un Grazie. arrivederci. Speriamo Certo. Di ritrovarti presto con altri traguardi tagliati, altri premi portati a casa e un welfare aziendale sempre più strutturato, Grazie grazie al tuo supporto. Grazie ancora. mille. Grazie, buona giornata a tutti.